Un video comparazione fra i due grandi giganti dell'intrattenimento, due aziende sempre sulla bocca di tutti, marchi riconoscibili ovunque. Ma quando si deve andare a parlare di investimenti le cose sono ben diverse. Blockbuster è un marchio fantastico, è riconoscibile ovunque ed è finito zampe all'aria. Per cui andiamo a capire dove andrei a mettere io un mio euro se dovessi scegliere fra Disney e Netflix, ma solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio, io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Oggi torniamo a fare una comparazione molto discorsiva fra Netflix e Disney, due aziende che hanno fatto, che fanno e che faranno sicuramente la storia dell'intrattenimento e soprattutto capire se io dovessi metterci il mio gettone dove lo andrei a mettere. Ricordo che queste sono solo mie considerazioni personali e non consigli per gli acquisti, né tantomeno un consiglio di investire, ma è una semplice chiacchierata al bar fra amici. Poi ognuno deve fare le proprie considerazioni in base alla sua strategia e alla sua percezione del rischio. Fate sempre i vostri approfondimenti. Se si guardassero i freddi numeri, numeri crudi, il 2021 sarebbe sicuramente a vantaggio di Netflix. Infatti Netflix ha chiuso il 2021 con circa 222 milioni di abbonati, mentre Disney ha chiuso Disney Plus nel 2021 con circa 129 milioni di abbonati alla piattaforma. Se io dovessi fare valutazioni solo basandomi su questo dato, oltre ad essere un investitore mediocre ed incline a perdere molti quattrini, sarei anche uno scellerato. Ci sono altre metriche da guardare e da questo discorso ovviamente chiudo gli occhi sulla ultima trimestrale di Netflix. A mio parere non fa testo se si investe nel lungo periodo. Una trimestrale non deve essere mai considerata sul lungo periodo perché alcuni numeri sono ciclici o stagionali, per cui io guardo sempre solo i numeri a fine anno. Per molto tempo Netflix è stato il posto dove andare a guardare vecchi film o le serie TV del passato, quelle tanto amate da tutti noi. Ma poi è sceso giù il cataclisma, sono nate molte piattaforme di streaming e praticamente tutte si sono andate a tenere i propri contenuti. E in questo contesto pensiamo proprio a Disney Plus, che ha tenuto per sé tutto l'universo Marvel e tutto l'universo di Star Wars. Per cui Netflix è dovuta reinventare e cominciare a creare i propri contenuti. Quelli più, diciamo, nuovi e famosi al momento sono Squid Game, Bridgerton o Stranger Things. Questo per aumentare l'interesse dello spettatore, aumentare la customer retention e acquisire nuovi utenti. Ma tutto questo discorso è molto oneroso, infatti i costi degli abbonamenti sono aumentati, se vi ricordate, se fate mente locale. A mio parere per Disney il discorso è diverso. Perché naturalmente Disney non è solo il servizio di Disney Plus, ha tante fonti aggiuntive, anche se bisogna tenere in considerazione che seppure le restrizioni dovute alla problematica pandemica si stanno allentando, l'afflusso ai parchi a tema e al cinema non è ritornato ad essere ai livelli pre-pandemici. Sicuramente ci vorrà un po' affinché tutto questo avvenga, ma sicuramente da qui a pochi anni si può immaginare un ritorno alle origini. Un altro fattore da considerare qui è il fossato economico, il moat come lo chiama Warren Buffett, il vantaggio appunto economico. Netflix ha un moat minore che è limitato ai dati che sono in grado di raccogliere i suoi pur 222 milioni di abbonati, che pochi non sono. Lo streaming video consente a Netflix appunto di determinare per quanto tempo le persone stanno sulla loro app, quanto guardano di un programma qualsiasi o di un film e possono a questo punto usare questi dati per migliorare il proprio servizio e persino decidere che tipi di programmi e film andare a produrre in successione. Questo è sicuramente un discorso di forza molto importante per quanto riguarda Netflix. Poter aggiustare il tiro delle serie o dei film da proporre in base a quello che il pubblico preferisce è uno dei cardini fondamentali della crescita che ha avuto questa azienda. Anche Disney ha il suo moat, che però a mio parere è molto più ampio. Come accennavo prima, Disney ha costruito un ecosistema multicash che non include solo il quasi neonato streaming su Disney Plus, ma anche film, TV via cavo, TV via rete e parchi a tema. Negli Stati Uniti circa 120 milioni di famiglie si abbonano ancora alla TV via cavo e guardano la TV in streaming, in rete. La Disney ha un'estensione di network televisivi tematici da fare paura a mio parere, e questi includono anche ESPN, ABC, FX, The Disney Channel. Per quanto riguarda i film poi possiede il Marvel Studios, la Pixar, Lucasfilm, Disney Animation, Disney Live e la 20th Century Fox. Sono tutti studi sotto l'ombrello della Disney. Per non parlare del fatto che la libreria Disney è piena di personaggi amati con un fascino intergenerazionale che vanno da Cenerentola a Moana, o come la chiamano in Italia Oceania, ma dico io, vabbè, l'hanno chiamato Oceania. Comunque anche Darth Vader, Capitan America, Buzz Lightyear, tutti possono essere visti tra l'altro di persona nei parchi Disney di tutto il mondo. Oltre a essere proiettati nei cinema e in TV, tutti questi film e programmi
possono essere guardati su Disney Plus, ESPN Plus, Hulu Plus, a cui i consumatori possono abbonarsi sia individualmente ai singoli servizi, ma anche raggrupparli in un unico abbonamento fatto tutto in una volta, il che è un ecosistema a mio parere quasi infallibile, sempre legato ai rischi del business dell'intrattenimento, ma comunque molto ampio. Guardato sotto questi aspetti, Disney ha più leve per le entrate, oltre al loro servizio di streaming, inclusi parchi a tema, merchandising dei personaggi, botteghini di cinema e della TV via cavo. Confrontato con Netflix, questa azienda ha solo due leve per le entrate. Potrebbe essere aumentare il numero di abbonati e aumentare i prezzi su questi abbonati. Tuttavia bisogna fare due considerazioni: l'aumento di prezzi potrebbe far diminuire il numero degli abbonati. La terza leva, ce ne potrebbe creare una terza, è quella che si discute da un po' di tempo e sarebbe l'introduzione di pubblicità, però bisogna vedere anche questa leva quanti abbonati porterebbe via o all'interno della piattaforma. Perché se si guarda una piattaforma pay per view per poi doversi subire anche della pubblicità è un po' strano, io per esempio non lo farei. Non so tutti voi, però ognuno ha le proprie preferenze. Alla fine sia Netflix che Disney hanno i loro alti e bassi, ma quando si tratta di investire l'ampio fossato della Disney e i flussi di entrate diversificati, almeno personalmente mi fanno preferire sicuramente Disney. Ovviamente qui sto parlando solo di servizi e di vantaggio competitivo. Non sto parlando né di fatturati, né di profitto netto, né di profitto lordo, né di situazione debitoria. Sono tutte considerazioni da fare quando si vuole poi andare davvero ad analizzare e investire in un'azienda. E al momento nessuna delle due sta o entrerà a breve nel mio portafoglio, anche se, come si può ben capire, Disney è quella che è nella mia watchlist e nella quale entrerei. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie considerazioni e se hai mai valutato una o entrambe queste aziende. Le hai in portafoglio una o l'altra o entrambe, o le hai una o l'altra entrambe in watchlist? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo di supportarmi veramente con poco, lasciando un bel pollice in su per farmi crescere su questa piattaforma, oltre a fare piacere a me e anche all'algoritmo di YouTube. A te costa un attimo, ma per me significa veramente il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche, così che tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto e non mi resta solo che salutarti ed arrivederci a domani per un nuovissimo video. Ciao!